tutti amici di TecnoAndroid. Oggi vi voglio parlare dello smartwatch Air Watch o Air Iron. È conosciuto come lo smartwatch dei selfie perché è provvisto di una fotocamera frontale, quindi per i selfie all'occorrenza, ma è anche noto come lo smartwatch che vuole imitare nella forma il ben più noto iWatch di Apple. Ad ogni modo, questa qui è la confezione con cui potrete acquistare il vostro smartwatch, bicolore, rigida, con dietro la foto dell'Iron Watch. All'interno lo smartwatch, e vi dico subito, non è provvisto di grossi gadget, perché oltre allo smartwatch all'interno troverete esclusivamente il cavo di alimentazione senza il caricatore, quindi dovrete possederne uno voi da inserire alla chiavetta USB, alla porta USB. All'interno sempre un manuale di istruzioni molto molto completo, però vi dico, è esclusivamente in inglese, non c'è l'italiano, però è molto semplice da capire. Andiamo a vedere nello specifico che cosa ci offre questo smartwatch. Allora, innanzitutto è reperibile sia su Gearbest per un costo veramente molto basso, 42 euro, ed è dotato di batteria che io ho utilizzato per pochi giorni, comunque vi dico che ancora non ho avuto la necessità di ricaricarlo. Il processore è un MediaTek e la batteria è da 380 mAh. La memoria è dotata di 64 MB di RAM e 128 MB di ROM. La fotocamera, che vi dicevo, non offre una grossa qualità di immagine, però è da 0,3 megapixel. Tutto lo smartwatch pesa soli 56 grammi, è resistente all'acqua ed è, e questo vi dico, è una cosa molto interessante, può essere compatibile sia con smartphone o tablet con sistema operativo Android o iOS. Ad ogni modo è dotato di un sistema operativo proprietario. Lo vediamo acceso, è molto facile da sincronizzare con il proprio smartphone, basta scaricare un'app apposita che vi viene consigliata già nel manuale, ma questo poi nello specifico ne parleremo nella recensione. Una volta sincronizzato con il vostro smartphone potrete avere sincronizzati sia i dati delle vostre rubriche, quindi tutti i contatti telefonici, immagini, chiamate, eccetera. Per quanto riguarda il cavetto di alimentazione, per ricaricare lo smartwatch basta inserirlo in questa apertura laterale, in questo modo, e si ricarica in veramente poco tempo, un'oretta al massimo. E per quanto riguarda, vi dicevo, la durata massima della batteria, vi dico, è in funzione da un paio di giorni e ancora non necessita di essere ricaricato. Potete vedere qui la batteria che è ancora verde, quindi presumo che per un altro paio di giorni potrà essere funzionante. E per quanto riguarda tutte le altre specifiche tecniche, ve ne parlerò nello specifico e in modo dettagliato nella recensione che sarà molto a breve online, sempre sul nostro sito. Grazie a tutti, a presto, ciao!